Ciao ragazze e bentornate sul canale. Oggi non con un video spacchettamento, o meglio, visto che mi sono arrivati solo questi due prodottini e non erano nemmeno previsti e sono secondo me interessanti, come magari avete letto dal titolo, e ho pensato di provarli insieme. Sono arrivati in questa confezione, una carta. Infatti questo l'ho anche già aperto perché volevo capire che cos'era, perché io non aspettavo prodotti oggi. E poi anche questo qui, questo dalla forma già ho capito che cos'è, pensando ovviamente ai prodotti, e quindi ok. Che poi ho scoperto una cosa, io penso che conoscete tutti quella piattaforma che si chiama Wish, quella in blu. Io non ho né fatto richiesta a Wish, né Wish tantomeno mi ha cagato, cioè, ok, per intenderci, ma questo è un prodotto che ho richiesto sulla piattaforma di Amazon Review Trader e ho scoperto che viene mandato da Wish. Adesso, non so quello che riuscite a leggere, Wish, lo vedete? Ecco, qua, qui. E quindi voglio dire, anche loro accettano questi tipi di collaborazioni, avranno appunto degli shopper, comunque dei venditori che rivenditori, ecco la parola esatta. Comunque vabbè, non ci dilunghiamo. Allora apriamo i pacchetti, anche se uno l'ho già aperto, ma finiamo di aprire. E si tratta, allora, mi hanno mandato il biglietto da visita, wow, con appunto quello che loro fanno. Beh, oddio, io ho le unghie veramente corte, in più due mi si sono spezzate, però vabbè, ci possiamo provare. C'è il sito elite99deains.com, magari ve lo lascio giù nell'info box. E questo, e sono due prodotti per le unghie, sono dei pennarelli, se così si può dire, pennarelli smalti. Sono due tonalità, mi sono candidata per questi smalti, mi hanno scelto e me ne hanno mandati ben due. Uno dovrebbe essere nero e l'altro è un... ah, ci stanno i numeri ma non il colore, è un rosso, un viola chiaro, un rosso, comunque un rosato, ecco, dai, più o meno. E allora, dicevo, uno nero e uno un colore che adesso andremo a vedere. Visto che non sono capace di capire che colore è, andremo a provare questo. Allora, la confezione è carina, minimale, di cartone con il loro logo, o comunque non un disegno. Aspettate, non si vede una mazza. Allora, è fatto così, un blister di plastica. Il packaging è molto molto carino perché è di color dorato. Open e twist, ok, girare e open e aprire, è fatto molto molto bene. Quindi open, e sì, è rosa, vedete? Beh, il colore è differente dal... cioè, ragazzi, ma dico sì che io sono un po' incapace, però i colori sono quelli, c'è differenza tra l'etichetta. Comunque è un rosa, senza andare a fare polemiche. Adesso dice di girare, quindi io giro un po' come quei rossettini, quei lucidalabbra che c'erano, non mi ricordo la marca. Ecco, sta venendo il prodotto, lo vedete? Eccolo qui.
adesso mi piacerebbe capire come mettere lo smalto. Allora, vi metto giù, ci vedete? Proviamolo qui, dai, anzi qui, che è quella più grande. Allora, già vi dico che è una schifezza, cioè almeno a me non piace, scusate, a me a primo impatto non piace, forse perché devo girare tutta questa manovellina e far diventare tutto. Nail Gel Fast Pen, ma è gel e gel, perché è molto molto, ecco, dai, si ammorbidisce, però non mi piace proprio la stesura, ragazze, cioè rimane un po' grinzoso. È anche vero che io sono abbastanza impedita. Il colore mi piace, non so quello che voi vedete in camera, il colore puzza un po', a me piace. Magari devo soltanto prenderci la mano, più che la mano, cioè devo usarlo. Close. Nel senso che la stesura non è proprio come quando usi il pennellino dello smalto normale, ma è un po' più pesante, quindi scivola molto molto piano, anche se devo dire che se fai uscire più prodotto, piano piano lo stendi e viene. Non ha coperto tutta l'unghia, almeno qualche buchino lo vedete che è rimasto. Il rosa mi piace, è un rosa un po' più scuro di come viene mostrato in camera, e la comodità è fantastica, sembra quasi che hai una penna in mano, cioè, quindi hanno accentrato l'obiettivo. Per la stesura non saprei, devo provarlo magari un po' più spesso e capire se va. Ok, proviamo quello nero, che molti vogliono, è un disastro, dove lo provo? Bah. Scusate, allora quello nero, sempre stessa cosa, si presenta nel blister di plastica, sempre questo stick così, e anche qui giriamo finché non viene nero. Io già mi preoccupo, sentite il crick che fa? Ma esce, sì, non vedo niente. Sì. Eccolo, lo vedete? Ci vuole un po', ecco, sta uscendo. Adesso lo facciamo andare tutto nel pennellino in modo che si distribuisce bene. Ha un odore veramente brutto, di vernice sembra. Io non so quanto devo continuare perché sta uscendo tutto fuori e non ho nemmeno nulla per toglierlo. Ok, madonna, sembra nero blu, cioè vedete ragazzi, ne esce veramente tanto. Comunque proviamo a stendere quello nero, vediamo che pasticcio faccio. Ci vedete? Spero di sì. Questo molto meglio, devo essere sincera, molto meglio, solo che io, avendo tolto il prodotto, mi sembro la stesura va molto meglio, non proprio non scivola proprio come se dovesse scivolare diciamo il pennellino di sembra nero blu, possibile, può essere, ragazze, una schifezza, però dai. No vabbè, rimane molto come in trasparenza e poi parecchio lucido, però
mi specchio dentro e puzza tremendamente. Allora, seriamente, parliamo seriamente, perché sennò se io dovessi comprarlo di mia spontanea volontà probabilmente lo prenderei così, giusto per togliermi lo spizio, per averlo, dire guarda che figo, ma no, nel senso, se dovessi comprarlo proprio per me, per usarlo tutti i giorni, non lo so, forse no, perché la stesura rimane sempre molto molto dura, non è proprio, non scivola bene. Però ripeto, ragazze, non voglio dare un voto negativo, perché probabilmente io comunque devo farlo usare di più e constatare poi successivamente se va. A primo impatto così non è primo amore, ecco, insomma. Però devo essere sincera, questo nero è andato leggermente meglio di questo rosa. Non lo so, avrei voluto altri colori, però sono stata già fortunata che mi sono candidata per uno, me ne hanno mandati due, quindi Valeria, stai zitta, non ti lamentare. Comunque dai, è facile metterlo perché è veramente semplice, come se hai una penna in mano da colorare e basta. Poi per le altre cose è ancora bagnato, quindi non è tutta questa grande fast. Forse fa per il semplice fatto che è una penna, fai prima a metterlo, ma poi per asciugarsi io ho paura che ci voglia una lampada a UV gel, UV, si dice così, non lo so, non ho idea, non c'è scritto niente dentro di come poter usare il prodotto e quant'altro, quindi ci lasciamo con questo dubbio. Vabbè ragazze, questo è tutto per gli smaltini a penna. Fatemi sapere se vi è piaciuto e cosa ne pensate. Se volete una recensione più approfondita, io mi impegnerò, anche perché tanto dovrò appunto farla per l'azienda e amen. Il secondo prodotto, mamma mia, il secondo prodotto che vi volevo mostrare è appunto questo. Sempre mi sono candidata e ho avuto la fortuna di essere scelta, è il rossetto cambia colore, insomma tutte le cose più stupide le prendo io, è incartato benissimo, adesso voglio vedere come lo apro senza sgarrarmi un dito magari anche. Qui non ho nessun tipo di bigliettino, cioè la bustina è completamente vuota, al suo interno ho trovato solo questo poverino da solo, senza nome e senza identità. Ma sì, datemi un secondo che riesco ad aprirlo. Ok, allora questo rossetto, non so se lo conoscete già questo, ma ce ne sono tanti altri, come comunque le penne là, le cose, vabbè, e è sulla tonalità del rosa, quindi il suo obiettivo, l'obiettivo del rossetto è far diventare le labbra di una tonalità più scura andando avanti. Io adesso ho il burro di cacao sopra perché ho le labbra scrivolate, proviamo. C'è differenza? Sì, funziona, no? Comunque, per vedere, lo proviamo qua. Vedete che è leggermente rosato? Sembra un lip balm, insomma lip balsamo per le labbra.
sembra molto, molto carino, non so se si scurisce. No, basta, perché poi ho paura che mi viene tipo una ciliegia in bocca. Vabbè, allora, sì, si scurisce, infatti, eccolo qua, lo vedete? Aspettate, forse se spengo, madonna, sto cavolo, se spengo la luce, magari, forse riuscite a vederlo, o forse ho detto una stronzata. Ci ho provato così. Ecco, forse così. Vabbè, io e le mie prove del cavolo. Comunque è più scuro, vi garantisco che è più scuro. Provo a ripassarlo alle labbra. Che dite? Comunque io vedo il rossetto che è sporco di rosa. Vedete? Aspettate. Vabbè, sembra un balsamo labbra colorate, che non gli dai fiducia perché vedi un colore verde, dici che mi metto in bocca. Invece questo è promosso a pieni voti. Devo dire che le labbra sono più rose, un colore molto più rosa, calcolando che avevo soltanto il burro di cacao, quindi non era un rossetto o un lucida labbra colorato, ma era un semplice, cioè si può fare ogni volta che mi sporco tutta. Comunque ragazzi, vedete? Di questo colore qua, perché prima l'ho provato sulle mani perché non gli davo molta fiducia. Va bene ragazze, con questo è tutto. Fatemi sapere se avete provato insomma, anche ovviamente una marca diversa, questo prodotto qui, quindi il rossetto cambia colore, oppure se avete già provato questi stick, quindi queste Nail Gel Fast Pen, quindi queste penne smalto a penne, magari anche di un'altra marca. Fatemi sapere se vi trovate bene, oppure tutte le penne, cioè tutti gli smalti fatti a penna hanno questa caratteristica. Però vi devo dire, la cosa bella è che rimane così, molto lucido, vedete? Aspettate. Ecco, rimane lucido. E ho paura a toccare perché non è asciutto, ragazzi, guardate, no, secondo me ci vuole proprio una lampada. Vabbè, perfetto, nulla, mi studierò queste pennine, ma secondo me ci vorrà una lampadina per poter far sì che si asciughi, perché se no sono 3 ore, sono già 10 minuti che parlo e questi si devono ancora asciugare. Le mie labbra sono diventate più rosa di prima, me ne sono accorta, perché anche la mano qui ha un altro colore. Fatemi sapere, insomma, nell'info box tutte queste cosine, e se avete qualche consiglio, perché a me servirebbe proprio, cioè mi trovo molto bene a usare questo qua piuttosto che il pennellino, perché è veramente veloce, è comodo, secondo me anche se devo mettere lo smalto con la mano sinistra, questo sia il metodo anche più veloce. Se avete qualche consiglio, quindi qualche marca che non costi dire di Dio, consigliatemi, perché insomma sono felice di andare a dare un'occhiata. Con questo ho finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!